Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di pasta estiva. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta tipo farfalle, pomodorini gialli, pomodorini rossi, rucola, scaglie di grana, sale, pepe, origano, basilico, olive nere denocciolate, capperi dissalati, olio evo, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con i pomodorini, chiudere con il coperchio. I pomodorini li abbiamo conditi con sale e olio ed azionare il bimby per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Mettere la pasta. Chiudere con il coperchio senza il misurino, riposizionare il varoma con i pomodorini e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, temperatura varoma, antiorario, velocità soft. I pomodorini sono cotti, trasferire in una ciotola capiente. La pasta è cotta, scolare, sciacquare sotto l'acqua corrente e mettere nella ciotola insieme ai pomodorini. Aggiungere i capperi, il sale, il pepe, l'origano, le olive, il basilico, l'olio, ed amalgamare bene. Aggiungere la rucola, ed amalgamare bene. Aggiungere le scaglie di grana, ed amalgamare bene. Lasciare raffreddare completamente. Insalata di pasta estiva. Grazie e alla prossima ricetta!